Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Qui Talk. Siamo in compagnia della dottoressa Danila Comandini. Abbiamo il privilegio di averla con noi. È la prima insieme dei colleghi che verranno per parlare di una problematica molto importante. La dottoressa Comandini è dirigente medico di oncologia medica 1 dell'ospedale Policlinico San Martino, esperta in ricerca e cura di tumori rari. E quindi la sua competenza e la sua dedizione ci offrirà dei preziosi, preziosi consigli. Quando parliamo di tumore raro e quali sono i tumori rari? Allora, la definizione di tumore raro è una definizione che si basa su un dato epidemiologico. Mi spiego meglio, si basa fondamentalmente su un numero, tanto per dirla con parole molto semplici. Noi parliamo di tumore raro quando abbiamo a che fare con un tumore che colpisce meno di 6 persone su 100.000 all'anno. Cosa vuol dire? Se noi prendiamo per esempio la popolazione italiana che è rappresentata da circa 60 milioni di persone, un tumore è raro quando colpisce meno di 3.600 persone ogni anno. È un numero piccolo, ma per spiegarlo meglio bisogna Sì. pensare che i tumori della mammella, i tumori del colon, i tumori del polmone colpiscono all'incirca 40-50 mila persone ogni anno, qua meno di 3.600 persone all'anno. Quindi capite bene che è un'entità molto molto poco frequente. È proprio per questo, è più anche difficile, c'è bisogno della ricerca, perché Esatto. con i tumori che mi ha citato prima. Esatto, ci sono circa 198 tipi di tumore raro differenti. Ricordiamo i tumori pediatrici, ricordiamo la maggior parte dei tumori ematologici e poi c'è tutto un campo di tumori solidi rari, tumori del sistema nervoso centrale, tumori dell'apparato genitale maschile, tumori neuroendocrini. Poi c'è una grossa fetta che è quella di cui mi occupo personalmente all'interno del Policlinico San Martino, che sono i sarcomi. I sarcomi. E quali sono i segnali e i sintomi che possono farci sorgere il sospetto? Allora, intanto iniziamo con dire che possono assolutamente non esserci sintomi nella fase iniziale della malattia, o i sintomi possono essere molto vaghi e non ci possono far pensare nello specifico a quel tipo di tumore, sono sintomi che dovrebbero spingere chiunque a cercare l'attenzione medica, quindi dimagrimento, perdita di sangue, aumento di volume dell'addome, una tosse persistente. Però se pensiamo ai sarcomi, io parlo di sarcomi, i sarcomi più frequenti che sono quelli degli arti e del tronco, io dico sempre alle persone che dobbiamo imparare a conoscerci e ad osservarci, perché troppo spesso ci capita di vedere negli ambulatori delle persone che hanno tenuto per mesi e qualche volta per anni delle tumefazioni senza farsi vedere. Ecco, io credo che la gente debba sapere che la presenza di un nodulo, di una tumefazione che cresce più o meno lentamente nel tempo, o un ematoma che non ha una causa che lo possa spiegare e che non si risolve, nel giro di qualche settimana, o un dolore, ad esempio, ad un arto che ci impedisce di camminare e che peggiora. Ecco, questi possono essere dei segnali che fanno la differenza, perché cercare l'attenzione medica in queste situazioni può permettere di arrivare ad una diagnosi precoce di questi tumori, e la diagnosi precoce è fondamentale per poter parlare e sperare in una guarigione. Sì, perché spesso le persone, insomma, siamo abbastanza ignoranti, no? Nel sapere che quello, un dolore a un ginocchio, potrebbe essere qualcos'altro. Quindi questo Certo. sia compito dei professionisti, appunto, di capire se l'ortopedico, capire di poi Esatto, la mandare maggior da parte delle voi. volte non è ovviamente un qualche cosa di oncologico, quindi non voglio creare Certo, allarmismi, però. però non bisogna sottovalutare alcuni piccoli campanelli, comunque cercare sempre l'attenzione medica. Io dico sempre che a volte è meglio fare un accertamento in più, ma togliersi il dubbio di un qualche cosa che poi magari si rivela essere una brutta cosa. Ma quali sono adesso, dottoressa, i trattamenti invece proprio disponibili per questi Allora, tumori? ovviamente i trattamenti dipendono dallo stadio a cui viene fatta la diagnosi, perché se io ho un tumore localizzato, mi riferisco sempre ai sarcomi, il trattamento principale è rappresentato dalla chirurgia, una chirurgia che deve essere radicale, ossia togliere tutto il tumore,
e spesso parte di tessuto sano circostante, una chirurgia che deve essere fatta da chi sa farla. Quando è localizzato, la chemioterapia e la radioterapia però possono aggiungere un qualche cosa alla chirurgia e quindi qualche volta facciamo precedere o succedere al trattamento chirurgico un trattamento chemioterapico e o radioterapico. Quando invece la malattia è avanzata, chi ha il ruolo più importante è il trattamento medico, quindi è la chemioterapia. E in questi casi la radioterapia e la chirurgia possono andare a aiutare, a supportare una chemioterapia, ma il trattamento principe è il trattamento chemioterapico. Quello che deve passare come messaggio sì. È che quando si ha a che fare con un tumore raro, un sarcoma, ma un qualunque tumore raro, il trattamento deve essere multidisciplinare, ossia deve coinvolgere i vari specialisti. Certo. E devo dire che all'interno del nostro policlinico ormai da anni esiste questo gruppo multidisciplinare col piacere di coordinare, in cui discutiamo io come oncologo medico ed altri miei colleghi, il chirurgo, il radioterapista, ma poi ci sono figure importantissime, fondamentali come il patologo, il radiologo, lo psicologo, il fisiatra, e discutiamo ogni caso proprio per cercare di offrire il meglio e cercare di individualizzare il più possibile il trattamento. Infatti lei ha dato l'avvio proprio a questo tipo di discussione, infatti a breve avrò anche i suoi colleghi che fanno parte proprio di questo team personalizzare proprio esatto. Dottoressa, nella casistica dei tumori rari, c'è qualcosa che negli anni invece è cambiato? Sì, devo dire che uno dei tumori rari, a mio parere, che ha avuto maggiore cambiamento è stato un sarcoma che si chiama GIST, ossia tumore gastrointestinale stromale, un tumore che è stato identificato come tale nel 2000, prima non lo si conosceva come entità a parte, ed è un tumore che in precedenza quindi veniva trattato con una chemioterapia e quindi non rispondeva al trattamento e i nostri pazienti andavano male. Nel 2000 si scoprì un farmaco intelligente, un cosiddetto farmaco a bersaglio molecolare, che è conosciuto come imatinib. E da lì iniziarono ad essere trattati i primi pazienti e ad oggi ci sono persone che sono ancora vive e in trattamento dopo 22 anni. Mentre in questa situazione ci sono circa oggi 4 farmaci. Siamo partiti da uno nel 2000-2002, adesso ne abbiamo 4. Prima la sopravvivenza di queste persone era di un anno e mezzo. Ecco. Quindi anche nei tumori rari, insomma, la ricerca? La ricerca è fondamentale, la collaborazione, la diffusione delle notizie. È un lavoro molto duro, ma che anche nei tumori rari dà delle soddisfazioni. Insomma, a noi e fondamentalmente poi ai pazienti. 20 anni, anche se è un argomento molto importante, molto serio, bello che ci sia una buona notizia anche in questo settore. Certo. Io la ringrazio. Grazie. La ringrazio, dottoressa Comandini. Grazie. È davvero un buon lavoro e grazie, che so che il vostro lavoro è davvero un lavoro di dedizione, un lavoro molto faticoso e che porta via anche gran parte della vostra vita privata. Vero. No? La ringrazio. Però noi siamo molto felici del vostro aiuto. Grazie, dottoressa. Grazie a lei. Ci vediamo alla prossima puntata Qui Talk. Arrivederci.